In ogni nostra casa c'è una finestra. Scegliamo spesso le case in base a quello, oppure ci affezioniamo alle finestre che abbiamo o che troviamo nella nostra vita. Perché? Perché contemplare il mondo là fuori è una necessità. Soprattutto lo è in questi giorni. Il New York Times recentemente ha pubblicato una divertente vignetta di una disegnatrice coreana, Tommy Hum, che fa vedere quello che si vede fuori dalle nostre finestre, la sezione di una casa di fronte con tutte le persone che stanno in casa e che fanno le cose più diverse. Intanto un medico, una dottoressa che corre per la strada con la mascherina e lo stetoscopio. Siamo innamorati delle nostre finestre, lo siamo in questo momento particolare, ma lo siamo in generale. Quando inizia questo? Tutto inizia nel 300 con il poeta aretino Francesco Petrarca. Ne è un po' il testimone, è stato considerato spesso l'inventore del paesaggio. In realtà usa la sua cultura, una cultura che è deriva dagli antichi, dai greci, dai romani, e però deriva anche dal mondo della tradizione provenzale e cortese, per raccontare un sentimento nuovo. È lo stesso sentimento che Ambrogio Lorenzetti descrive a Siena, nella sala del Consiglio dei Nove, nello stesso secolo di Petrarca, durante il 300, ritraendo gli effetti del buon governo. La città europea in quel momento è come in un teatro, la grande platea dalla quale guardare la natura che si può vedere oltre le mura. C'è questa grande rivoluzione della città europea, della quale a lungo ha parlato Marco Romano in un vecchio saggio del 93, che poi ha sviluppato negli anni. Rinasce in quel momento un gusto laico per i giardini, la voglia di uscire dalla città per andare a fare delle passeggiate, magari a cavallo, ma soprattutto nasce in quel momento, e Petrarca ne è testimone, l'idea di costruire in mezzo alla campagna una casa per stare più vicino alla natura, una casa per il diletto e lo studio, non tanto una casa per produrre. Spesso questa casa è una casa in cui si invitano gli amici, la casa degli ozi, che serve ad allontanarsi dalla città e ogni tanto passare del tempo in tranquillità, il più possibile lasciandosi alle spalle quella vita caotica che è la città del Trecento, diventando una città molto simile a quella che viviamo noi adesso, fa percepire. In questo modo l'architetto disegna il paesaggio. Prima ancora che esista l'architettura del paesaggio, prima ancora che esista la land art, prima ancora che esista il giardino pittoresco, o persino la pianificazione ecologica, l'architetto disegna il paesaggio. Come lo fa? Lo fa attraverso le finestre, lo fa attraverso le terrazze, lo fa attraverso delle torrette che sono dei belvederi, nello stesso nome c'è un po' il senso della costruzione di questo. C'è un famoso libro di uno scrittore tedesco degli inizi del secolo, Rudolf Borchardt, che è dedicato alla Villa Toscana e che Rosario Assunto, importantissimo filosofo che dedicò la sua vita allo studio dell'estetica del paesaggio, scrisse un famosissimo libro all'inizio degli anni 70, dimenticato e poi recuperato, che si poneva il problema, Rosario Assunto, che è responsabile della bellezza del paesaggio. Sappiamo che è responsabile della bellezza di un quadro, di una scultura, di un dramma, di una musica, di un romanzo, l'autore, ma non sappiamo chi è responsabile della bellezza del paesaggio. E tramite la lettura di questo libro di Burckhardt sulla Villa Toscana, Rosario Assunto dirà l'autore del paesaggio, della bellezza del paesaggio, è l'architetto, perché è l'architetto che disegnando le case in mezzo al paesaggio consente di vedere e di apprezzare il paesaggio. Dirà Rosario Assunto, creando, disegnando finestre, l'architetto disegna il diaframma tra la finitezza dell'uomo che sta dentro casa e l'infinitezza del mondo, del paesaggio che sta là fuori. Questo libro, che si chiama
l'architetto nel paesaggio, archeologia di un'idea che ho pubblicato un anno e mezzo fa con l'editore Olschi, parla proprio di questo. Non è solo un libro di teoria dell'architettura, non è soltanto un libro per gli architetti, è un libro che è brulicante di personaggi, non solo Petrarca, ma anche Paul Cézanne, Plinio il Giovane, Leon Battista Alberti, Alexander von Humboldt, Andrea Palladio, Raffaello, i paesaggisti inglesi, Robert Smithson e i landartisti americani, Giuseppe Castiglione, il giardiniere cinese degli imperatori Qin nel Settecento, fino a Giorgione, Luigi Ghirri. Molti di questi personaggi sono lontani dalle architetture, sono scienziati, sono pittori, sono fotografi, sono poeti, sono giardinieri. In questo libro l'architetto nel paesaggio ho provato a lavorare soprattutto sui loro testi scritti. Ho interrogato le loro parole, spesso molto utili a evocare che cosa? A evocare dei mondi, dei paesaggi, dei sentimenti. Ecco, proprio il sentimento. Un filosofo ginevrino che si chiamava Amiel disse una volta che il paesaggio è il ritratto di un sentimento. Se questo è vero, ho provato ad affacciarmi, e invito il lettore a fare lo stesso, dalla finestra di ciascuno di questi personaggi per capire che cosa vedessero. Ed è capitata una cosa curiosa. Da allora non riesco più ad affacciarmi a una finestra, neanche la mia, che in questo momento è alle vostre spalle, e si vedono le Alpi e i gabbiani che volano verso il fiume qua sotto. Non riesco ad affacciarmi a una finestra senza pormi delle domande su quello che i miei occhi, il mio cervello e anche il mio cuore, tutto questo insieme, occhi, cervello e cuore, fanno una cosa che si chiama cultura, sta guardando. Forse il segreto è proprio quello che il paesaggio si guarda con la propria memoria, con la propria cultura e con il proprio cuore.